festa. Un saluto particolare allora a Vescovo, ai celebranti, alle autorità presenti, ai sindaci e a tutti voi che avete fatto questo viaggio. Che il Signore vi accompagni sempre e vi dia la grazia, la gioia, la pace, della fraternità, della comunità, della solidarietà. Un augurio per tutto, per le vostre famiglie e anche adesso un augurio che questa celebrazione porti veramente serenità a tutte le vostre famiglie e ai vostri paesi di origine. Amen.
compagna come la tua continua protezione e stupore, il popolo che hai scritto col Padre del Cielo, e renderlo degno dell'eredità eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Voglio fare un ringraziamento in questo momento, per agradecere, insomma, ringraziare tutti quelli che hanno collaborato perché questo momento potesse essere la nostra vita. Le autorità, le persone del sindaco, i sindaci, i deputati, voglio la persona di Siano, tutta l'associazione Trevisani del Mondo, la persona di Gianni, Rosalina, Aldo, tutta la lotta, il lavoro dei SOSAI e degli altri qui di questi diversi comuni. Voglio ringraziare la persona di Andressa, tutto il discorso di Andressa SOSAI, tutto il discorso che houve na preparação dessa caminhada dos brasileiros até aqui. Agradecer muito de coração. E ringraziar i nostri preti, no? Che hanno fatto tutto per questo momento. E questo oggi, ringraziare per il bello lavoro al maestro, le voci, ringraziare infine tutti e tutte che hanno fatto di questo momento un momento positivo. Noi pensiamo che questa deve ripetersi anche in Brasile prossimamente, non so quando, no? Vogliamo dire che noi siamo sempre insieme. Ho detto ieri che Brasile e Italia in questo momento camminano molto insieme, anche nel calcio. Uno perde e l'altro perde. questo è da un fare un discorso di continuare questo cammino e rincontrarsi. Darò la benedizione. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Prima di concludere questa bella celebrazione, viene eseguito il canto dell'Associazione Trevisani del Mondo. Thank you.